I fuochi dell'ottava stagione di Master Pizza Champion sono di nuovo accesi. Preparazione, tecnica, originalità, estetica. Sono solo alcuni degli ingredienti necessari per la vittoria finale. L'attenzione dei giudici è concentrata su ogni singolo dettaglio. Anche i concorrenti dovranno restare concentrati e mantenere la calma per gestire al meglio ogni fase della loro gara. La posta in gioco è altissima. La copertina della rivista Ristorazione Italiana Magazine. La partecipazione ad un corso di alta formazione presso la Scuola Internazionale Accademia Pizzaioli. La targa ad honorem rilasciata dall'Associazione Pizza Romana. E la presenza in qualità di giudice al campionato del mondo di pizza Pizza Senza Frontiere 2024. In gioco c'è la semifinale. Ogni imperfezione potrà essere decisiva. Ragazzi, bentornati a Master Pizza Champion. Se questo talent fosse una montagna da scalare fino alla cima, vi trovereste a metà strada. Già 8 dei vostri colleghi, amici, hanno lasciato il programma. Siete pronti ad arrivare alla finale? Il percorso è ancora lungo. Come dice Luciano, adesso la salita si fa ancora più ripida e quindi anche le condizioni ambientali diventano più dure. Però voi siete qui, siete arrivati fino qui, mettendovi in gioco, e sicuramente tutta questa grande amicizia, secondo me, andrà un po' a scemare, perché chi vorrà arrivare fino alla fine userà tutti i mezzi per ottenere il proprio obiettivo. Siete rimasti in 6, ma come sempre vincerà solo uno. Allora, in questa puntata vi chiediamo di realizzare una pizza senza glutine. Riceverete una mystery box all'interno della quale ci saranno degli ingredienti e voi dovrete utilizzarli tutti senza esclusione sulla vostra pizza, andando a bilanciare quelli che sono gli ingredienti che pensavate di portare. Eh già, Imma, è un invention test, quindi adesso vedremo come riuscirete a riorganizzare la vostra ricetta con gli ingredienti che avevate pensato, quindi modellarla e abbinarci tutti gli ingredienti della mystery. Gareggerete in coppia. In bocca al lupo! Matteo, Giovanni, siete pronti? Pronti. Sì. Allora avvicinatevi alle vostre scatole, mettete le mani nei bordi, nei lati, e al nostro via le alzerete. Da quel momento partirà il tempo. Elaborate bene la ricetta e poi in esecuzione. Pronti? Partenza. Via! Cosa vi è venuto fuori? A me fiorelli, pomodori secchi e una mozzarella. Pomodori? Confit. E poi? E una mozzarella, questa qui è una. Quindi friarielli, pomodori e un formaggio fresco. I prodotti che ho trovato nella mystery box non erano così troppo difficili da incastrare con i miei topping. E credo che si sposavano bene tutti quanti insieme. Carciofi a spicchi, burrata e gomasio grosso. Avete già un'idea? Sì. Sì. Io uso tutto.
perché bene o male si abbina con tutto quello che ho. Quindi sei stato fortunato? Sì, ho avuto un... non so se si può dire, un retroschiena grosso. Io ho avuto un grosso culo nella Mystery Box, lo ammetto. Matteo, invece tu? Io un'idea ce l'ho. Un'idea ce l'ho e ora vediamo di metterla in pratica. Giovanni, qual era la tua ricetta? La mia ricetta era una ricetta semplice, non tanto alternativa, perché questa è una pizza che ho fatto a una ragazza che ho conosciuto, la prima ragazza che ho conosciuto a Liverpool quando mi sono trasferito in Inghilterra, un ragù con ricotta di bufala, cialde di, grana padano, basilico e basta. Semplice. Matteo, e tu che ci racconti? Come avevi pensato di farcirla? La ricetta tua iniziale, dicevo. La mia ricetta iniziale era Napoli, che è una ricetta iconica romana, perché io voglio portare un percorso degustativo completo romano. E la ricetta che voglio portare è la mia Napoli scomposta, che sarebbe praticamente pomodorino confit, ricotta di pecora, zeste di limone, alici del Mar Cantabrico. Il gruppo si è sfoltito tantissimo, però vi dico la verità, raga, io voglio arrivare fino alla fine, fino all'ultima puntata di questo programma. Voglio continuare a portare le mie ricette romane fino all'ultima puntata. No, come ho detto l'ultima volta, io devo vincere, quindi non mi accontento, mi accontenterò quando alzerò la coppa. Sinceramente non ho guardato tanto Matteo mentre lavoravo perché ero concentrato a fare il mio, ma ho visto il prodotto finale e non sembrava un cattivo prodotto. Il concorrente che temo di più in questo momento sono io, quando potrei fare qualche cavolata di quelle bibliche davanti alle telecamere per emozione, o dire qualche cazzata enorme. Oddio, se poteva dire cazzata, vabbè, l'ho detta. Giudici, vi presento la mia Napoli scomposta, rivisitata da Master Pizza Champion. I pomodorini li hai fatti tu? Sì. Sei soddisfatto della cottura della tua pizza? Sì. Quindi se tu la dovessi rifare, la rifaresti così? Sì. Ok. Riceglierei proprio gli stessi ingredienti e rifare tutto il percorso. No, no, ma io ho chiesto solo della pasta. Della... Sì. Grazie, per me va bene. Ciao. Puoi andare, grazie. Grazie a voi. Superata. Diciamo che abbiamo presentato anche questa pizza, la senza glutine, temuta perché ripeto che non l'ho mai fatta. Devo superare me stesso, non ho altri rivali se non me. Il nome della mia pizza è Micol. Quindi hai lasciato la ricetta originale integra, è sì. Corretto? E hai solo aggiunto i 3 ingredienti in più. Sì. Credi di essere stato fortunato? Credo di essere stato fortunato al 60%. Perché non mi aspettavo una mystery box, quindi mi sono trovato un attimino in difficoltà, ma penso di aver portato a casa il risultato comunque. Questo lo diciamo noi. Cosa non rifaresti? Taglierei solo i friarielli perché non avevo come tagliarli
mi è scappato e sono troppo lunghi e mi danno fastidio vederli che sono... Non so, e sulla pezzati. Cottura? Sulla cottura avrei voluto avere 2 minuti in più per cucinare un altro po' di chettino in più. Ma avrei fatto qualche differenza, adesso a mente un po' più fresca avrei ragionato un po' diverso, perché il pomodoro l'avrei messo nell'acqua della mozzarella per ammorbidirlo un po' di più e avrebbe dato un tocco diverso. E avrei tagliato i friarelli, perché i friarelli lunghi, ahimè, non è il massimo. E se avessi avuto magari un minutino e mezzo in più da lasciarla nel forno, l'avrei asciugata meglio e sarebbe stato un prodotto quello che faccio normalmente tutti i giorni. C'è Giovanni che è molto preparato, soprattutto per quanto riguarda appunto l'aspetto culinario. Lavorava in cucina prima e comunque sia si vede perché usa delle tecniche che non si vedono tutti i giorni. Va bene. Va bene, dai, grazie Giovanni. Grazie. Grazie. Marco, Bob, benvenuti. Grazie. Grazie. Avete 15 minuti. Dal momento in cui vi darò il via, potete alzare la mystery e fare iniziare la vostra gara. Bocca al lupo. Grazie. Grazie. Via. Cosa avete trovato? Bob, tu cosa hai trovato? Champignon trifolati, mozzarella fior di latte e del curry. Curry? Sì. Ho avuto un paio di minuti di stallo in cui ho detto ok. No. Marco? Una crema tartufata, una mozzarella di bufala e dei fili di peperoncino. C'è stata l'incognita della mystery box, ma tutto quello che ho trovato all'interno si sposava perfettamente a mio avviso con i condimenti che avevo già portato. La tua ricetta qual è? Qual La ricetta era una base di mozzarella con all'uscita del capugliato di pomodoro secco, una patata chips impanata nella farina di riso, poi del finocchietto selvatico, del guanciale e infine un po' dei tocchetti di hummus di ceci. E sulla base di quello che hai trovato cambierai qualcosa? Sostituirai? Vediamo, vado di pancia. Vai di pancia? Sì. Adesso assaggio un attimo i funghi, se è possibile, e anche il curry per sentire magari, per capire eventualmente se togliere qualcos'altro. Non mi aspettavo la mystery proprio su questa gara qui, un po' perché era uscita già la mystery nella senza glutine l'anno scorso e un po' proprio perché era... forse la pizza su cui proprio non l'avrei voluta perché non la volevo toccare. La mia ricetta era una ricetta che appunto avevo fatto per la mia ragazza. Con tanto amore! Per la mia ragazza, esatto. Ed era una ricetta che prevedeva della rucola con un po' di olio al sesamo, poi della melanzana fondente, cioè della melanzana cotta al vapore, una melanzana bianca con un po' di timo limonato e poi una tartare di struzzo e una maionese, salsa di soia e zenzero e a chiudere una chips di melanzana fatta con le bucce. E quindi adesso, vabbè, già hai un'idea di come procedere, di cosa togliere o lasciare? E ci penso. Era una pizza che appunto avevo studiato in un certo modo, con degli ingredienti anche un po' particolari, c'era la tartare di struzzo, quindi volevo che fosse, diciamo, tutto perfetto, anche perché era la pizza che ho inventato per Sofia, che è la mia ragazza, e ci tenevo, dai, ci tenevo a portarla qui e a fare bene con quella pizza, perché comunque sia, tralasciando appunto magari la vita privata eccetera, lei mi sostiene tanto anche per quella che è appunto questa mia passione barra lavoro, e dai, era un modo per ridarle indietro qualcosa per i sacrifici che comunque fa anche lei, dovendo seguire, diciamo, la mia onda su questa cosa qui.
Con Marco avevamo avuto qualche scambio, diciamo, dai, dietro le quinte, durante le preparazioni, ci siamo dati anche una mano, magari ti serve quello, ti serve quell'altro. Io ho visto ben poco. In realtà non ho visto nemmeno gli ingredienti che sono usciti fuori dalla sua mystery, perché appunto ero molto concentrato su cosa sarebbe uscito fuori a me, e nel momento in cui sono usciti fuori gli ingredienti ero molto focalizzato, perché devo essere sincero, ho rosicato. Vi presento la mia Freedom. Freedom? Perché vuoi essere libero o è libertà? Libero dal glutine. Quindi alla fine hai lasciato tutti i tuoi ingredienti, sì, assolutamente, giusto? Sì, sono stato fortunato a trovare questi elementi che si accoppiavano, secondo me, alla perfezione con la mia pizza. Dovresti ricuocerla o cuoceresti così? Lo spolvero mi ha giocato un brutto scherzo. Spolvero a parte? Sì. No, un pelino in più l'asciugherei. Perché lo spolvero non può compromettere così la cottura? No, alla mia vista, sì, all'occhio sì. Grazie. A voi. Devo essere fiducioso. Del verdetto devo essere fiducioso, non posso né buttarmi giù né gioire. Aspettiamo il risultato e poi vedremo. Giudici, a voi la mia Sofia. Sofia. Che ingrediente hai sacrificato? Ahimè, ho sacrificato la melanzana bianca che avevo cotto al vapore con del timo limonato, perché ho pensato che con il fungo champignon, soprattutto poi dopo aver pensato di volerlo mettere in forno con il curry, non sarebbe andato a coprire la melanzana, che era molto delicata, e probabilmente avrebbe soltanto, diciamo, la melanzana sarebbe stato soltanto un qualcosa in più, che però non avrebbe dato nulla nel complesso alla pizza. Volevo ripassare i funghi in forno e c'avevo la mia teglina con le melanzane, e quindi ho detto vabbè, faccio fuori la melanzana, la faccio fuori e passo i funghi in forno. Ma io sarei stata curiosa di sentire un po' la piccantezza di questa melanzana cotta a vapore, perché una nota piccante gliel'avrebbero data. Va bene. Grazie. A voi. E quindi niente, alla fine obiettivo raggiunto, la pizza secondo me rimane una pizza valida, e adesso aspettiamo il verdetto dei giudici. Giuseppe, Luciano, dal momento che aprirete la Mystery Box partirà il tempo, e da lì sarà tutto nelle vostre mani. Via! Come sapete, dovete usare tutti gli elementi che vi avete trovato all'interno. Potrete eventualmente sostituire o non usare quelli che avete in ricetta originale. Ci hanno messo a difficoltà con questa mystery box, quindi rivisitare la propria pizza che uno voleva portare con gli ingredienti, diciamo, è stato un po' difficile. Il passaggio di Giuseppe, che lo spieghiamo meglio, in quanto lui fa una doppia lavorazione, non ne fa la classica sulla pasta. Ah, no. Ecco, quindi andrà a friggerla? No, sì, però lui ha necessità, adesso ci farà vedere, di far lievitare in sorta di padellino l'impasto e poi usarlo lievitato. Quindi è un doppio passaggio che ha dovuto anticipare questa operazione. Lui ci farà, simulerà quel passaggio lì e poi tirerà fuori il prodotto già pronto, come abbiamo fatto anche nelle altre edizioni precedenti. Giuseppe, allora raccontaci un attimo della tua pizza. Sì, allora io ho fatto un impasto con farina di riso, farina di mais, grano saraceno e del riso artemide. La farcitura? Farcitura, penso di fare una base con una crema di carciofo, della provola, un roast beef cotto con il roner, andrò a mettere una spolverata di, diciamo, rosmarino,
e della cipolla al lampone. Quindi ti ha cambiato di tanto la ricetta che avevi? Sì, un po' sì. Giuseppe, invece, che cosa avevi trovato nella Mystery Box? Allora, in Mystery ho trovato della crema di carciofo, della provola, del rosmarino. Ho trovato ingredienti che si abbinassero bene, diciamo, alla mia carne, quindi l'importante è questo. Allora, in pratica ho fatto una pizza, diciamo, stesa su fiocchi di avena, diciamo, ovviamente senza glutine. Vado in precottura e dopo faccio un passaggio in forno per farla asciugare bene. Cioè, anch'io ero curioso, ogni tanto buttavo l'occhio là perché ha fatto una pizza fritta senza glutine. Veramente ha rischiato secondo me molto perché ci vogliono, come si dice, le palle, diciamo, per portare questo, ma lui ha fatto dentro fuori, secondo me, la giocata in questa. Siamo a metà strada, quindi secondo me ha giocato bene. Luciano, cosa hai trovato nella Mystery? Ho trovato dei fiori, dei petali di frutti per decorazioni, degli acciughe del Mar Cantabrico e la stracciatella. Diciamo la che tua ricetta iniziale qual era? La mia ricetta iniziale era, parlavamo, c'era principale, era il gambero rosso con una crema di burrata, salsa d'atterrino siciliano e del tartufo estivo siciliano. Quindi l'unica cosa che devo capire sono abbinare due pesci. Abbiamo acciughe e gambero, quindi forse devo eliminare un pesce. Ora proverò a fare qualche assaggio. Gli ingredienti erano... cioè avevo due pesci, cioè avevo acciughe e gambero rosso. Metterli insieme ho dovuto provare a fare vari tentativi. Luciano è, diciamo, un ragazzo in campo, ho visto come lavora, il modo in cui prepara i suoi ingredienti, anche dietro le quinte. Essendo siciliane entrambe abbiamo instaurato subito un buon rapporto. Diciamo, i siciliani sempre sono così, che si conoscono già da un quarto d'ora, già sono amici. Ecco a voi l'oro rosso modificata. Modificata. Con la Mystery Box. Quindi non hai rinunciato a nessun ingrediente, giusto? No, anche perché la stracciatella è quello che avevo io, quindi l'unica cosa era questa. Il pomodoro, il sugo, sotto hai detto? Datterino siciliano, ragusano. Dolce. Sì. Burrata. Dolce. Gambero? Dolce. Dolce. E pizza dessert? Vabbè. Grazie, Luciano. È finita anche la senza glutine. Boh, molto, molto impegnativa. Adesso aspettiamo solo il verdetto. Ecco, giudici, questa è la mia pizza, la tonnata. Tonnata. Che ho rivisitato con gli ingredienti della Mystery. Mm-hmm. Quindi è la vitel tonné che volevi proporre tu. Sì. E hai aggiunto poi? La provola, la crema di carciofi e il rosmarino. Ah, il rosmarino ti è arrivato dalla Mystery. Quindi farla fritta in questo caso per te ha voluto dire un paracadute sostanzialmente. Sì, diciamo che la va la spacca. Ma si è aperto il paracadute? Spero di sì. Penso che ho fatto una buona pizza. Ho visto la faccia dei giudici soddisfatta, quindi penso di essermi ripreso e di essere tornato in gioco, diciamo, abbastanza carico. Hai assaggiato l'abbinamento del carciofo con il vitello? No. Non hai provato? Va bene, te lo raccontiamo dopo. Grazie.
Grazie. A voi. Allora, diciamo anche questa è andata. Penso che ho fatto una gran bella gara, ho rischiato molto, però ho fatto, diciamo, una buona pizza. Tantissimi pizzaioli hanno affollato le selezioni per l'ottava edizione di Master Pizza Champion. Dei sei concorrenti rimasti in gara, altri due dovranno abbandonare il programma dopo il verdetto. Saper gestire la pressione delle prove ed essere in grado di rielaborare rapidamente il proprio progetto mantenendo i nervi saldi risulta fondamentale nel percorso verso la vittoria finale. Quali concorrenti avranno convinto i giudici? Chi tra loro sarà il prossimo Master Pizza Champion? La prova è stata sicuramente insidiosa. I ragazzi non si aspettavano la Mystery Box. E difatti è molto difficile dover ripensare al progetto della propria pizza non potendo scegliere gli ingredienti, quindi ingredienti a caso. Senza avere tempo. Col tempo immediatamente. È vero, Luciano. Però è una prova necessaria. Necessaria per portarli un po' fuori dai binari, per portarli fuori dagli schemi, per farli venire senza compiti fatti, sostanzialmente, metterli alla prova, perché sono prove che poi ti possono capitare tutti i giorni sul lavoro, nella vita. Certo. E queste prove possono far solo emergere chi ha carattere e chi è preparato proprio di base. Certo. E voglio dire, è facile arrivare qua con le idee chiare, con la propria pizza, in una situazione, no, di comfort. Quando ti arriva un elemento disturbante devi riuscire, certo, a tenere il gioco, sì, no? Veramente, e quindi, difficile. Poi, se ci troviamo a dover dare aiuto a qualcuno, aiuto in che senso? A giudicarlo un po' più positivamente, lo facciamo quando vediamo che qualcuno cerca di osare di più. Sì. C'è una piccola falla in chi ha osato, è meno grave di chi invece è rimasto nella sua zona, eh certo, e non ha dato niente di più. Certo. Quindi la decisione, sì, l'abbiamo presa, ma dobbiamo... Lo devono sapere pure loro. Per forza. Ogni volta purtroppo ci tocca anche questo. Sì. Marco. Il percorso è stato davvero impegnativo. Ad oggi mi sento un po' stanco, però riesco a trasformare questa stanchezza in, diciamo, in obiettivi. Giorno dopo giorno penso a quello che devo fare la prossima settimana, la prossima gara, con chi magari mi confronto, dritti per la nostra strada alla finale. Rispetto a Robert, con cui hai gareggiato in coppia, hai reagito all'imprevisto della Mystery Box con una soluzione di pancia e ti sei buttato a capofitto con tutto quello che avevi e hai usato tutto quanto. Da parte tua non so se la pancia ti possa aver aiutato a ragionare poi con la testa e a capire bene il bilanciamento di tutto o meno, perché l'azzardo è stato forte. Quindi Marco, per te il Master Pizza Champion continua. Ancora non ci credo, è molto, molto ancora tutto da capire, però sono carico e guardo solo l'unico obiettivo, la finale e poi vincere. Chiamo Robert, Bob. C'è quella suspense, quell'adrenalina, gli sguardi dei giudici che non si riesce, diciamo, che non si riescono a capire verso quale direzione vanno o non vanno, quindi quello è un momento un po' sempre particolare. Allora, intanto volevamo dirti che l'impasto che ci hai presentato ci è piaciuto e anche su questa pizza hai messo la tua firma. Rigore, controllo, precisione. Sei molto rigido, sangue freddo, deve andare tutto in ordine. Anche se viene l'imprevisto, tu hai già la carta di
sicurezza, no? E quando questa non c'è, cosa succede? Quando alzi una scatola e arrivano gli ingredienti che non ti aspettavi, che non conoscevi, che non volevi usare, che non avresti voluto usare, perché poi il progetto che avevi fatto era importante. Cosa hai fatto? Freddo, gelido, hai continuato. Crediamo che tu abbia bisogno di imparare a fare altro, a lasciarti un po' libero di andare verso l'imprevisto, di non funzionare per schemi e quindi bloccarti. Va bene. Detto questo, ti dobbiamo dare il verdetto. Quindi, la tua permanenza all'interno della cucina di Master Pizza Champion continua! Oggi è stata tosta. È stata molto tosta perché non mi aspettavo appunto la Mystery. Poi mi hanno già fatto l'appunto sulla melanzana, la potevi mettere, poteva stare bene. Quindi dai, visto che comunque siamo rimasti in pochi, quindi il livello è alto e tutto, pensavo potesse essere l'errore che magari mi poteva, non lo so, far tornare a casa. Però mi raccomando, quello che ti abbiamo detto. La melanzana ci stavano le altre cose, ma perché? Cioè. Osa! Grazie. È andata bene. Il cambiamento comunque sia è stato affrontato e ha portato a qualcosa di positivo. Qualsiasi tipo di risultato, traguardo, raggiunto, eccetera, comunque va sempre a mamma. Giovanni. Uno che mi darà, secondo me, il filo da torcia è Giovanni, che è molto molto preparato, diciamo, come cucina oltre che pizzaiolo, quindi ha una marcia in più. Temo più lui. Noi ci siamo interrogati e ci siamo chiesti quanto fosse importante per te Mikol, perché questa pizza che ci hai portato ci ha trasferito delle emozioni forti, molto forti. Positive? Negative? Comunque erano emozioni molto forti. È la prima ragazza che ho conosciuto quando sono arrivato in Inghilterra. Mi ha aiutato tanto. In un certo senso che ho iniziato la strada della gluten free è grazie a lei, perché lei è celiaca. Quindi tutto il mondo della celiachia è iniziata grazie a lei. Se non avrei mai pensato di fare un prodotto per celiaci, perché è veramente impegnativo, c'è una responsabilità dietro a creare un prodotto per celiaci che non è indifferente. Per te, Master Pizza Champion. Continua. Veramente molto contento di essere arrivato in semifinale, perché ci credo e ogni tassellino che sto portando a casa ci credo sempre di più. Ragazzi, vi saluto, alla prossima settimana, che io vado a riposarmi, che è stata una giornata intensissima. See you, bye. Giuseppe. Giuseppe, la fortuna quando arriva bisogna saperla riconoscere. Oggi sei stato fortunato perché nella tua mystery box c'è stato un ingrediente che ha dato una nota acidula al tuo vitello, che ha reso questo equilibrio migliore di quello che avresti potuto proporre. Furba la doppia cottura della tua pizza. Però è furba.
Matteo. Quando si smonta un oggetto, è molto difficile poi ricomporlo correttamente. Scomporre un piatto è molto simile. A questo punto tu ci sarei riuscito? Essendo una pizza che comunque io nel mio ristorante, nel posto dove lavoro, non faccio, i problemi ci possono sorgere soprattutto davanti a telecamere, con lo stress della gara, la giuria che comunque sta lì e ti mette sotto pressione. Poi la mystery ha influito sulla ricetta, perché ho avuto una mystery un po' sfortunata. Luciano, ci raggiungi? Allora, Luciano, hai aperto la scatola della Mystery Box e ti sei trovato in una condizione di confusione, no? Perché seppure uno degli ingredienti era vicino al tuo progetto, anzi identico, ti sei ritrovato una materia prima abbastanza importante da associare alla delicatezza del tuo piatto. Vi siete trovati tutti e tre in una condizione molto simile, perché l'ingrediente che è arrivato vi poteva aiutare o vi poteva sconvolgere completamente. La differenza l'ha fatta la capacità di voi di riuscire a reagire a questo imprevisto e di usarlo a proprio vantaggio. E quindi ci chiediamo chi di voi tre è riuscito nell'impresa di risolvere l'enigma. Per gli impasti abbiamo avuto delle problematiche che si sono rivelate abbastanza importanti o comunque serie, e quello ha pesato anche sul giudizio complessivo. Quindi da una parte la capacità di gestire l'imprevisto e dall'altra la capacità di portare un prodotto che poggiasse su un impasto degno di della quarta puntata di Master Pizza Champion. Il primo di voi tre che dovrà abbandonare la competizione è Luciano. Ci dispiace. Io non la chiamo una sconfitta, perché non è una sconfitta. Diciamo è non arrivare al traguardo. La vedo in questa maniera, perché io credo in me stesso, quindi non è che questo mi può cambiare del mio percorso che sto facendo, quindi anzi, mi dà più forza. Io tutte le gare ho sentito tutta la mia famiglia, cioè non ero solo. Avevo la mia compagna, che amo tantissimo. I miei figli sono parte di me, quindi in tutto quello che ho fatto erano con me. Quanti giudici hanno fatto il nome del mio amico Luciano, sono rimasto un pochettino male, perché abbiamo trascorso tanto tempo insieme e che mi dispiace per lui, perché pensavo fosse un ragazzo valido che potesse arrivare pure in finale. Da domani cazzismo ci no? Quindi si va avanti. Giuseppe, per quanto detto prima, Master Pizza Champion per te. Continua. Ma c'è un ma. Io espressamente ti ho detto di ascoltare i consigli delle persone, di noi giudici, della redazione. Io ti consiglio di ascoltare veramente, vivamente questo, di ascoltare, prendere e far tesoro di questo mio consiglio, del nostro consiglio, perché oggi saresti dovuto essere il primo, il vincitore di questa puntata, ma ci siamo confrontati
E proprio per questo motivo non sarai il primo di questa puntata. Non ci sarà. Non ci sarà un primo. Potevi potenzialmente esserlo tu. Se ci avessi ascoltato. Spero che sono stato chiaro questa volta. Grazie. Il giudice Luciano ha voluto dirmi di stare più concentrato, come se mi volesse spronare a dare il massimo. Non lo so, magari ha voluto, ha visto in me magari un potenziale, quindi ha voluto spronarmi in questo modo. Matteo, quindi, l'avventura qui a Master Pizza Champion si conclude, però noi vorremmo vederti tanto l'anno prossimo, quindi speriamo di poterti rigiudicare qui. Metticela tutta, le selezioni per te saranno una fumata di sigaretta, si dice, no? E ti aspettiamo per il prossimo anno. Complimenti. Grazie. Grazie. No. Grazie. Avventura finita, e si torna a Roma carichi e niente. E si studieranno ricette sicuramente un po' più complesse, ne farò tesoro e questa è la cosa che mi porterò a Roma. Ovviamente anche legami che ho stretto con dei ragazzi che ho conosciuto qui, che sono oltre dei grandissimi professionisti, ma anche belle persone. Marco, Giuseppe, Bob e Giovanni. Voi siete i quattro che accedono alla fase prossima e vogliamo farvi i complimenti generali per come avete reagito alla prova, perché era una prova molto, molto complessa. Siete a un passo dalla finale, a un passo di realizzare uno dei vostri sogni, probabilmente. Quindi non mollate, sappiate che da parte nostra alzeremo sempre di più l'asticella, vogliamo il meglio e il massimo, vogliamo che emerga quello che avete dentro e che ancora non avete tirato fuori e ripeto, faremo di tutto per farvi venire fuori questa cosa qua, a costo veramente di essere antipatici. Ragazzi, adesso è venuto il momento di andarvi a riposare perché questa puntata, questa gara è stata veramente pesante, stressante, piena di tensioni. Vorrei vedervi carichi per la prossima puntata, per la semifinale. Non so se vi rendete conto, siete i quattro semifinalisti di Master Pizza Champion. Complimenti. Le prove affrontate dai concorrenti in questa quarta puntata hanno ulteriormente ridotto il gruppo di coloro che possono ambire a diventare il nuovo Master Pizza Champion. I segni della fatica, della tensione e della pressione iniziano ad essere visibili sui concorrenti. Sono già passate diverse settimane dal loro ingresso al programma, ma le sfide non sono ancora terminate. Nella prossima puntata di Master Pizza Champion, la semifinale, i concorrenti saranno chiamati a cimentarsi in una duplice nuova prova. Dovranno infatti preparare una pizza da consegnare a domicilio e proporre in abbinamento una birra a sorpresa. Superare le prossime prove significherà approdare alla finale, là dove i sogni possono diventare realtà.